allora benvenuti ragazzi che sono venuti in casa in questo momento, i nostri ospiti, così come ai nostri mentori in questo momento che hanno accompagnato la scuola in un percorso un po' diverso dal solito. Le famiglie sicuramente sono un po' a conoscenza perché i ragazzi stanno a casa e vi raccontino quello che succede, e stavamo proprio osservando come per noi poi queste attività sono fondamentali per cercare di creare un clima diverso di lavoro nella scuola. Quindi questa è la presenza di soggetti esterni con delle facce giovani anche in aula, ci hanno aiutato a rendere questo lavoro sicuramente più interessante e più appetibile ai nostri bimbi. Allora, parliamo di Europa, siamo qui sotto la bandierina dell'Unione Europea, l'Erasmus è il programma all'interno del quale ci siamo mossi, e il progetto è stato presentato da Euronet, e sapete che è Euronet Lab, quindi è un progetto finalizzato alla promozione di percorsi sull'identità culturale, sociale e sulla diversità. Quindi ci siamo mossi in questa direzione. L'Unione Europea ci offre il suo patrocinio. E io al solito, come potete vedere, se faccio la solita lezioncina di diritto, siamo cittadini europei, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è introdotta la Maastricht, quindi il trattato di Maastricht del 92, la cittadinanza europea. Se vogliamo possiamo risalire un po' alle sue radici fino al 57, festeggiando quest'anno 60 anni dal Trattato di Roma, dell'istituzione delle comunità economiche allora e poi con 92 l'istituzione dell'Unione, e si parla appunto di cittadinanza europea. Il Trattato sul funzionamento è introdotto la cittadinanza definendo dal punto di vista giuridico come qualcosa che si sovrappone alla cittadinanza nazionale e sembra un'aggiunta. In realtà non è così, le due cittadinanze giuridicamente si sovrappongono, l'una non esclude l'altra, ma sono fondate dagli stessi principi. Siamo cittadini quando ci viene riconosciuta la libertà che spetta a tutti gli esseri umani. E io mi sono cercata, perché ricordavo l'esistenza di questa cosa, una frase di Spinelli nel Manifesto di Montotene, che viene un po' citato sempre come una delle carte importanti, ispiratrici dell'Unione, e Spinelli dice: la civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà. Siamo cittadini grazie al riconoscimento di questa libertà, sia a livello nazionale che a livello europeo. Della libertà, scusate, leggendo le parole, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro. Il riconoscimento della persona umana è la cosa che ci guida e che ispira l'Unione, ispira anche, diciamo, i principi fondamentali del nostro Stato, ma ispira anche il principio di cittadinanza europea. Intanto siamo cittadini dell'Unione Europea e quando ci viene riconosciuta questa dignità di persona. E se pensiamo anche poi alle dichiarazioni internazionali, alle dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo, intanto siamo cittadini del mondo per la stessa ragione, perché ci viene riconosciuta questa dignità e questa libertà di persona umana. Io penso che se abbiamo dato nel corso di quest'anno un'impronta in questa direzione, abbiamo fatto un bel passo avanti, abbiamo messo al centro della nostra azione didattica i valori giusti, fondanti, perché i nostri ragazzi crescano come delle belle persone. Passo la parola a Buonasera, innanzitutto benvenuti, grazie soprattutto ai genitori di aver ritagliato dei tempi morti dai, o non morti, perché magari stavate al lavoro e avete dovuto chiedere qualche ora di permesso per poter venire qui a vedere cosa hanno fatto i vostri figli in questo anno di attività. Prima di iniziare a vedere di cosa abbiamo parlato durante questi 12 mesi di attività, che sono la prima parte del progetto, in realtà il progetto è biennale, quindi i ragazzi saranno costretti, tra virgolette, a lavorare ancora. Vorrei che dicesse due parole per la gente che ci ha ospitato per tanti mesi e sopportato, sia come animatori della Commissione Europea per quanto ci riguarda, sia ovviamente i ragazzi, perché ha visto delle lezioni diverse da quelle che sono
tipiche della didattica normale scolastica. Buonasera a tutti, vi ringrazio anche io per la partecipazione sempre attenta che avete nei confronti dei vostri ragazzi, che sono poi i veri protagonisti con i due nostri mediatori, che loro simpaticamente chiamano Andrea e Antonino, e io infatti loro hanno steso una relazione, ho lasciato loro dire, anche perché simpaticamente si sono presentati così ai ragazzi, dicendo io sono Andrea e sono Antonino, ma anche loro diciamo sono dei laureati, delle persone che hanno avuto a che fare sempre con i ragazzi. Andrea è un laureato in lettere, e proprio prima parlavamo di questo mondo della scuola così ormai come va in Italia e le diversità di quelle che poi sono le scuole europee. Bene, ragazzi, quest'anno hanno potuto un po' guardare quella che è misurarsi anche un po' con quelle che sono le altre entità scolastiche. Loro hanno saputo da subito che con loro lavorano in 10 paesi diversi europei allo stesso progetto, e c'è questa possibilità poi futura che Antonino, il dottor Invesi, vi spiegherà con Andrea, che è quella di poter poi andare all'estero alla fine di questo percorso, cosa che chiaramente ha entusiasmato moltissimo questi ragazzi. Ma da docente che cosa posso dire? Avendo osservato, anche io sono stata diciamo un po' alunna dei due esperti che sono venuti a portare avanti in maniera così innovativa, in maniera laboratoriale, in maniera anche così aperta, dove ormai tutte le scuole dovrebbero muoversi in quella direzione. E osservavo proprio il loro comportamento nei confronti di questo nuovo modo di fare la scuola, e cosa mi ha colpito molto. E ho pensato, ecco, è quello che poi piace ai ragazzi. E il martedì mattina noi abbiamo calendarizzato degli appuntamenti, mi chiedevo, ma oggi viene Andrea, oggi viene Rosalina. E quindi ecco, questo cercare il martedì, la data fatidica che dovevano arrivare gli esperti per portare avanti il progetto, quindi il piacere di svolgere questa nuova attività, pur toccando temi forti e importanti, perché con loro in maniera spesso anche ludica, poi Andrea vi mostrerà come, hanno affrontato dei temi forti, quello della tolleranza, quello dell'inclusione, il problema grave dell'immigrazione, quindi l'arrivo, lo sbarco e poi anche l'inserimento, no, di tutti questi diciamo sventurati che sono in cerca di un posto dove vivere in pace con la loro esistenza. Quindi far capire loro il perché questi uomini e donne e bambini si muovono dalle loro case, dai loro paesi di origine per giungere da noi, e quindi questo bisogno, la differenza, e loro l'hanno fermato in alcuni scritti, e io ho voluto che lo riportassero nella loro relazione, tra inclusione e tolleranza. Quindi possono capire a fondo quello che realmente sono le problematiche che poi ci toccano e che toccano. E insomma, io credo che fare un progetto del genere sia realmente un progetto altamente educativo, altamente formativo, che va al passo con quelle che sono le nostre classiche, il nostro modo classico di fare scuola, quindi le nostre materie di insegnamento, il nostro calendarizzare ore di didattica che va ad educare ai ragazzi quello che si è sempre fatto. E che è giusto che si faccia e si deve fare, ma pari passo è che sia di giusto che i ragazzi si aprano a questi nuovi modi di fare scuola. E io ringrazio la Presa innanzitutto perché è stata molto attenta a non farsi sfuggire di mano questa occasione, perché quando mi convocò, mi parlò di questo progetto, io subito ho accolto con piacere questa occasione da poter riversare sui miei ragazzi. È un progetto biennale, quindi abbiamo pensato a una seconda per far loro capire quello che realmente fare scuola anche in modo diverso. Insomma, ringrazio il dottor Invesi, il dottor Bilascio, Antonino, Andrea, che si chiamano i ragazzi, per aver dato loro l'opportunità di svolgere questa prima parte che si conclude oggi di questo bellissimo.
grazie. Eccellenza d'Europa, perché il nostro centro fa parte di 58 reti internazionali, ne ha create 4 a livello internazionale e le coordiniamo e siamo riconosciuti da 5 reti della Commissione Europea. Io sono 5 anni che rappresento il paese Italia da Bruxelles nei Pan-European World Names, cioè nei gruppi europei che parlano e discutono dei programmi e delle azioni da dedicare ai giovani per poter fare iniziative con loro. La nostra organizzazione ha sviluppato quasi 350 progetti finanziati da Bruxelles per noi e altrettanti per conto terzi, per altri enti, istituti, scuole e così via. Come dico spesso, noi facciamo i postini. Perché facciamo i postini? Innanzitutto perché portiamo in luogo la conoscenza, nei luoghi la conoscenza dell'Europa, non aspettiamo che gli altri vengano da noi allo sportello, perché altrimenti non vorrebbe nessuno, siamo noi che portiamo l'Europa a domicilio, come dovrebbe essere, perché l'Europa deve essere conosciuta. E siamo anche postini perché nel caso specifico in questa scuola siamo venuti a bussare due volte. L'anno scorso abbiamo fatto un programma con una delle classi che poi l'anno scorso è andata ovviamente alle scuole superiori e quest'anno siamo tornati e torneremo l'anno prossimo con il secondo anno di attività. Abbiamo anche già candidato altri due programmi, sperando ovviamente vengano approvati, che prevedono altre attività da fare sempre con ragazzi di terza media, uno dei quali addirittura prevede uno scambio importante anche in termini di numeri. Che cosa facciamo? Come dicevo prima, non facciamo la cultura normale, ci sono tante forme di cultura, i ragazzi e le ragazze abbiamo discusso anche delle forme di cultura. Abbiamo cercato di far capire che la cultura non è soltanto quella scolastica, cioè quella che si insegna e si impara sui libri, si insegna e si impara con le lezioni didattiche dentro la scuola, ma ci sono forme di cultura che si creano in maniera differente. Abbiamo applicato quindi i sistemi educativi, altrettanto educativi, riconosciuti dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa, questa istituzione in realtà sarebbe a 56 paesi, quindi molto più grande dell'Unione Europea, che oggi diciamo passa ormai da 28 a 27 con questa Brexit, e che sono una forma diversa di fare cultura, perché la cultura si fa tutti i giorni, anche adesso, discutendo tra di voi, non soltanto di fronte a me, mentre parliamo di questo progetto, stiamo facendo cultura, quando leggiamo un giornale stiamo facendo cultura, quando sentiamo la radio, ascoltiamo la musica o quando discutiamo con i nostri figli o qualunque azione noi realizziamo, anche se andiamo allo stadio o al cinema, stiamo facendo cultura. Sono forme di cultura diversa, ma servono a farci crescere. La cultura che quindi noi abbiamo applicato è una cultura di carattere conformale, in cui il messaggio passa attraverso le azioni. I ragazzi devono riflettere sui problemi. Noi abbiamo affrontato delle tematiche, come diceva e sottolineava giustamente la preside e la docente prima di me, importanti, perché abbiamo parlato di quelle che sono le tematiche che in questo momento diciamo possiamo considerare più calde a livello mondiale, cercando di far capire loro il perché si sono venute a verificare e anche cercando di creare in loro una coscienza. Certo, i ragazzi sono piccoli. Abbiamo lavorato su un target di ragazzi, di bambini di seconda media, per bambini, non avrei mai dovuto dire una parola del genere, ma sono giovanotti e giovanotte, in cui però spesso si può plasmare la cultura, spesso si possono plasmare le idee, ovviamente senza indirizzarle, perché è giusto che loro possano costruire la propria opinione, noi dobbiamo solamente mostrare nei limiti possibili con la dovuta cautela, perché chiaramente con i bambini, con i ragazzi più
piccoli bisogna sempre mantenere le dovute distanze e attenzioni per farli ragionare su una determinata serie di problemi. Andrea, vediamo allora velocemente, perché noi siamo qui oggi più che altro per presentare i loro lavori, quello che hanno fatto, quello che è venuto fuori. Ci terrei a precisare che non sono lavori professionali. Non abbiamo voluto fare i lavori professionali, perché se avessimo fatto i lavori professionali pure potevamo farlo. È una scelta che in alcuni stati hanno fatto, quella di poi montare professionalmente le attività. Noi abbiamo voluto mostrare invece il lato non professionale, perché è quello genuino dei ragazzi, e ritengo che sia anche quello più veritiero, più immediato. Quindi vi prego di valutare anche il loro lavoro dal punto di vista della genuinità, della partecipazione, della passione di fare una cosa. Ripeto, avremmo potuto montare, noi abbiamo i nostri tecnici, avremmo potuto fare, noi facciamo i cartoni animati, pensate, quindi abbiamo vinto anche dei premi a Bruxelles e al Consiglio d'Europa per aver fatto opere di cartoni animati che sono diventate messaggi ufficiali della comunità europea, premiati come miglior prodotto di comunicazione dell'anno, quindi potevamo fare una cosa di livello professionale, ma non sarebbe stata una cosa loro, sarebbe stata una cosa nostra. E quindi abbiamo scelto, questo di comune accordo con gli altri partner, di presentare quello che i ragazzi sono, ok? Vediamo allora che cosa prevede a questo progetto. Quello di innanzitutto farli diventare una specie di reporter, chiamiamoli reporter della loro età veramente, perché l'idea era quella di farli ragionare sui problemi, perché il giornalista quando inizia un articolo ovviamente prima ci pensa a cosa deve scrivere, quindi affronta le tematiche utilizzando chiaramente il web 2.0 e tutti gli strumenti di comunicazione che erano possibili. Come vedete la partnership è piuttosto ampia, abbiamo 10 paesi partner, tutti i paesi partner, ci scusiamo un po' per i colori ma la purtroppo non si collega bene in termini colori con questo sistema di riproiezione, e ci sono 10 partner da 10 paesi differenti, sono tutti centri ufficiali della Commissione Europea, quindi tutti i ragazzi in tutti e 10 paesi con gruppi che vanno da 10 a 20, il nostro è uno dei gruppi più ampi, alcuni gruppi sono soltanto 10 ragazzi, hanno lavorato per realizzare appunto delle attività di questo. La prima cosa era realizzare appunto dei gruppi di azione locale, quindi cos'è un gruppo di azione locale? Soprattutto legato a quella che è la realtà dei bambini. È un gruppo di ragazzi che insieme decide di affrontare a viso aperto, esprimendo quello che si pensa sul serio, senza essere indirizzati dalle famiglie, senza essere indirizzati dai docenti. Noi infatti i docenti li abbiamo tenuti al margine delle lezioni, li salutavamo quando entravamo e li salutavamo quando uscivamo dall'aula, pur essendo stati per noi importante strumento e mezzo di comunicazione con i ragazzi, ovviamente con l'istituzione che ci ha ospitato, che noi vogliamo ringraziare per l'ennesima volta, per aver dato l'occasione ad un centro della Commissione Europea di misurarsi. Creare quindi questi gruppi di azione locale perché si potesse in ciascun paese affrontare queste tematiche. Come vedete le tematiche sono proprio quelle che sono state evidenziate, quindi innanzitutto parlare di cos'è questa cittadinanza, questa cosa della cittadinanza europea che tutti dovremmo avere addosso e che nessuno ve lo veste. Io ho ragionato con loro e ho cercato di far capire la differenza tra la cittadinanza di un paese, quella di una provincia, quella di una regione, quella di uno Stato, quello dell'Unione Europea. Perché siamo cittadini europei, perché lo siamo diventati, come lo siamo diventati, qual è stata la storia che ci ha portato all'interno di questo Stato degli Stati, futuro Stato degli Stati. Ma abbiamo anche discusso di tematiche più cogenti.
abbiamo discusso di problematiche legate alla migrazione, abbiamo discusso di problemi di tolleranza, di situazioni di inclusione. L'obiettivo era quello di realizzare una piattaforma online in cui verranno riportate tutte queste esperienze di questi ragazzi a livello internazionale. Noi poi successivamente nel secondo anno faremo anche le traduzioni. Per il momento abbiamo lasciato tutto in italiano perché fosse più comprensibile per i nostri ragazzi. Poi quando faremo lì interverremo un po' più professionalmente, insomma, mettendo i sottotitoli, ma senza cambiare nulla delle attività sviluppate. E realizzeremo anche, utilizzando questa metodologia didattica diversa, come detto, che è una metodologia didattica che trovate per esempio nel Compass, che è il libro, o nei T-Kit del Consiglio d'Europa, che sono proprio quei testi in cui si insegna ad insegnare una forma diversa di cultura. Sarà realizzato chiaramente anche un ebook di buone prassi su questa cosa, e la cosa importante è che all'interno del progetto, chiaramente sono previsti anche dei meeting internazionali. Adesso al primo meeting sono andato io, al secondo andrà proprio Andrea tra qualche giorno, perché a metà maggio c'è il secondo meeting in Bulgaria vicino a Sofia. E la cosa importante è che durante questo progetto i ragazzi dovranno essere partecipi non soltanto delle attività ma anche dei possibili premi, perché tra i possibili premi c'è la possibilità di, per alcuni di loro, non per tutti, ovviamente la valutazione da questo punto di vista verrà fatta a livello di comunità europea, di poter fare una esperienza all'estero. Chiaramente saranno accompagnati i ragazzi che saranno scelti, sempre che i genitori dei ragazzi scelti decidano di inviarli, se no, come si suol dire, scenderemo lungo la lista fino a quelli disponibili. Io vi posso dire che nel corso di questi anni abbiamo spostato dalla Basilicata, quindi non parlo di quello che abbiamo fatto a livello nazionale o internazionale, ma dalla Basilicata abbiamo mosso qualche cosa come 7.000 tra ragazzi, giovani ed adulti nelle attività della Commissione Europea. Tenete conto che per le mobilità, tenete in considerazione che una mobilità all'estero di 5-10 giorni può costare da 0 a 30 euro. Questo è il costo che riusciamo mediamente, poi ci sono casi eccezionali se si va in Islanda, perché il volo aereo costa un po' più del normale, ovviamente il costo spinge avanti per spiegare. Ancora devo conoscere il primo di questi 7.000 ragazzi che non mi dica voglio partire domani mattina. Parlo di ragazzi perché la preside prima ci ha detto che al tavolo c'erano dei giovani, io ho guardato con grande rispetto e devo dire che ha davvero centrato l'obiettivo, perché i miei 25 anni li dimostro tutti. Ok? Come abbiamo strutturato anche le azioni? Questo che vedete sono i 4 meeting internazionali che sono previsti dall'inizio di quest'anno fino al 2018. Abbiamo strutturato la cosa sotto due forme, quindi da un lato la cultura non formale, dall'altro l'attività attraverso l'animazione. Quindi Andrea, che è proprio un animatore professionista, è un youth leader, un animatore professionista, ha utilizzato anche le tecniche dell'animazione classica per trasmettere i concetti che volevamo, attraverso tutta una serie di guida che non starò qui a spiegarvi, perché insomma se no entreremo troppo e diventerei probabilmente pedante, lungo, noi siamo qui come vedevo all'inizio per vedere cosa faranno i ragazzi. Abbiamo sviluppato 10 sessioni di lavoro, l'ultima è ovviamente questa finale in cui raccontiamo qual è stata l'esperienza dei ragazzi, e lo faranno i ragazzi stessi, perché guarderemo i prodotti che hanno realizzato e poi come chicca finale qualcuno di loro ha anche presentato, ha anche preparato insieme con le docenti una serie di piccole sorpresine che ci presenteranno. Chiaramente questa è la prima parte del progetto, guardare avanti, ci sarà un altro anno e durante il secondo anno
svilupperemo altre tematiche che saranno man mano chiare, sempre sullo stesso ordine di problematiche. Quindi continueremo a lavorare con i ragazzi cercando di trasmettere altre attività su altri temi, utilizzando altri strumenti. Man mano che i ragazzi crescono, probabilmente potremo anche intervenire con strumenti differenti per poterli portare a ragionare dei problemi loro, perché in realtà i problemi sono anche i nostri, come sono loro. Va bene, io direi che abbiamo concluso le cose importanti relative al progetto. L'ho detto, ho anche detto che alcuni ragazzi saranno, speriamo, premiati con questa cosa, quindi sappiate, ovviamente questa cosa verrà l'anno prossimo, quindi avete un anno come genitori per prepararvi mentalmente alla possibilità di dovervi allontanare per qualche giorno da loro. State tranquilli che saranno sempre sotto controllo vigile di persone che non rilasceranno mai da soli. Mi preme ringraziare non soltanto la scuola, voglio anche ringraziare Andrea, che è stato un collaboratore per me importante, davvero importante. Pensate, in realtà Andrea era mio allievo ad un master di neuroprogettazione, e in quel master in genere riesco bene a identificare i soggetti. Io gli dissi che ero uno di quelli che poteva fare questo mestiere, oggi lavora con noi, quindi evidentemente ci ho visto giusto. Questo per far capire, ci tengo a precisare che noi anche troviamo un discreto lavoro a livello locale, perché ogni anno diamo lavoro a 26-28 persone attraverso i programmi della Comunità Europea e senza che intervengano enti locali, quindi i nostri diciamo fondi arrivano direttamente da Bruxelles, per cui non abbiamo intermediari, non dobbiamo andare a chiedere o a bussare a porte di chi che sia, perché ci vengono riconosciuti sulla base di quello che sono i meriti progettuali. Questa è una cosa della quale siamo molto orgogliosi e che peraltro, ripeto, viene anche riconosciuta e premiata. Abbiamo vinto quasi 22 premi a livello di Bruxelles per i migliori progetti dell'anno, per le migliori azioni. Detto questo, io direi che è il caso di passare a vedere cosa hanno fatto i ragazzi. E quindi Andrea, mentre vi farà vedere i video, commenterà quello che i ragazzi hanno fatto. Allora, partiamo con ordine, vediamo prima il lavoro che avevo fatto quando alle prime lezioni loro si sono presentati, quindi hanno detto che cosa si aspettavano dal progetto e quali erano un po' le loro aspettative pure per il dopo, se qualcuno aveva intenzione, magari aveva questo sogno di girare in Europa e di andare in qualche paese. Abbiamo raccolto tutte queste cose e le abbiamo messe insieme. Adesso vediamo se riesco. Thank you.
Yeah.
niente se ho pensato a consigliare due cose, vorrei che tu sì, questo è importante, ma l'Europa conviene. Ecco, questo è quello che con la massima semplicità possibile hanno espresso loro nei confronti dell'Europa. E tra l'altro, un'altra cosa importante che bisogna dire su questo video e anche sugli altri è che io gli ho lasciato tutta la libertà possibile, quindi non gli ho dato troppi paletti. Il tema era parlate dell'Europa in base alle cose che avete sentito fino a questo momento. È importante sentire quelle che sono le loro testimonianze perché sono senza filtri. Quindi noi, se pensiamo all'Europa con l'esperienza che abbiamo, con i telegiornali che guardiamo, con i giornali che leggiamo, siamo portati a dire magari all'Europa perché la Germania, perché l'economia, il lavoro, tutte queste cose qua. Ed è bello ogni tanto fare un passo indietro e pensare all'Europa come era stata pensata all'inizio, che è molto più simile a quello che hanno detto loro che non a quello che pensiamo noi adesso. Se riuscissimo a fare un passo indietro a quello che era l'ideale iniziale, magari forse è più facile riuscire a riconciliare il tutto. Questo era un po' il senso di questo video. Il prossimo video è quello che, diciamo, entra un po' più al centro, proprio nel cuore del discorso, perché abbiamo fatto tutto un lavoro sulla tolleranza, sull'inclusione, e proprio perché sono ragazzini e per tutti i motivi che vi ho detto prima, perché sono portati per la maggior parte a parlare senza filtri, senza il filtro dell'esperienza, abbiamo cercato di smontare un po' di pregiudizi, un po' di cose che stanno attorno alle relazioni tra le persone. La prima cosa che tendiamo a fare noi quando ci relazioniamo con una persona è inquadrarla, etichettarla. Lo facciamo prima di tutto su noi stessi. Se qualcuno mi dovesse chiedere tu che cosa ti senti, o magari sono portato a dire, non lo so, sono lucano, sono italiano, sono di razza bianca, sono così, sono così. E questa è la stessa cosa che noi facciamo quando ci andiamo a relazionare con un'altra persona. Quindi diciamo che nel lavoro che abbiamo provato a fare insieme a loro, abbiamo cercato di smontare questo meccanismo e cercare di riportarli a quello che dovrebbe stare alla base di una relazione con qualsiasi altra persona, e cioè il fatto che ti stai relazionando con una persona prima che con un italiano, un bianco, una ragazza, un ragazzo o qualsiasi altra cosa. Quindi abbiamo lavorato prima di tutto su questo e sono uscite fuori cose interessanti, cose che non abbiamo inserito nel video perché magari qualcuno al di fuori del lavoro che abbiamo fatto noi avrebbe voluto fraintendere, perché è venuto fuori qualcosina di un po' più delicato, insomma, che abbiamo deciso di discutere dal video, ma non perché per questioni di censura, solo perché poi ne abbiamo discusso in classe insieme e siamo arrivati a capire che effettivamente era un problema legato ad altre cose. Comunque, adesso vi faccio vedere il video. Infatti,
ma di essere venuti. I pescatori sono fanatici, e li mangiano i pesci, e non li cambiano, li impiegano, gli adempienti anche, i guani, i cieli, le acque e la vita. Thank you.
però vi assicuro che dal computer, se vi aprite dal vostro computer, perché si sono sul canale del progetto su YouTube, sicuramente riuscirete a capirci qualcosa di più, perché sono testimonianze belle e soprattutto una cosa che ci tengo a dire: il lavoro che abbiamo fatto io e Antonino non era finalizzato a fargli il lavaggio del cervello o a indirizzarli verso un modo di pensare piuttosto che un altro, perché uno potrebbe pensare, hanno detto tutte queste cose perché noi gli facciamo vedere che i migranti hanno tutte delle situazioni disastrate alle spalle, quindi no, nulla di tutto ciò. Noi abbiamo cercato semplicemente di renderli consapevoli di quello che è il punto di partenza di queste persone, senza considerare tutte le implicazioni politiche, economiche che c'erano alle spalle, semplicemente considerando le persone. Una volta che li considero, ecco perché è bello il video, ci ho tenuto molto a mettere il video di Nino Frassica, perché lui la mette sotto forma di gioco, parlando dei bambini. Nella poesia che lui recita, oltre a nominare più e più volte i bambini e il gioco, fa questo paragone che esce fuori dalla poesia, che è sulla persona. Il bambino, prima di essere bambino, è una persona. Allora, quello che lui vuol far uscire fuori dalla poesia è che tutte le persone con cui noi ci troviamo ad avere a che fare, prima di diventare le persone che sono diventate, ladri, stupratori, politici, professori, qualsiasi cosa sono diventati, sono bambini, prima di diventare quello che poi saranno da grandi. Sono bambini. E prima di diventare bambini sono persone. Prima di tutto, noi abbiamo cercato solo di fargli vedere che tipo di vita facevano queste persone prima di arrivare qua, che tipo di vita facciamo noi, le abbiamo messe a confronto e poi sono stati loro sulla scia di quello che noi gli abbiamo detto e gli abbiamo fatto vedere a dire le cose che hanno detto. Noi non abbiamo forzato nulla, abbiamo cercato solo di lasciarli liberi di dire quello che erano le loro sensazioni su quello che gli abbiamo detto. Ed è bello perché molti di loro, se ci fate caso, hanno detto cose che se le paragonate a tante sciocchezze che vengono dette dagli addetti ai lavori, hanno detto cose molto molto intelligenti. Prima che belle parole, tutto quello che vogliamo, hanno detto cose molto intelligenti. Per esempio, quando c'è stato uno di loro che ha detto che con queste persone bisognerebbe parlargli, bisognerebbe capire i casi uno per uno, non l'ha detto perché è ovvio, lui lo dice da ragazzino senza sapere che questo comporterebbe una spesa ulteriore, anche in termini di tempo che magari noi non abbiamo nell'accogliere queste persone. Però fa capire come lui abbia capito che per relazionarsi a una persona bisogna quantomeno capire che di fronte si ha davanti una persona. Questa è la cosa fondamentale, questa è la cosa intelligente che è uscita fuori da un ragazzino di 12 anni, perché è privo dei filtri. Quindi sappiate anche relazionarvi con i vostri figli quando lo fate, perché loro hanno ancora la fortuna di non avere troppi filtri, quindi se riusciamo a non buttarglieli addosso noi, avremmo fatto un lavoro sicuramente migliore. Questo era l'ultimo video, poi ne produrremo un altro dopo la giornata di oggi, uno diciamo che riassume un po' tutto. Grazie Andrea. Siamo a carico sul canale, faremo chiaramente l'indirizzo alla scuola, che potrete scaricare i video dei vostri figli, che sicuramente sul computer si sentono meglio, quindi gli apparati tecnici che abbiamo purtroppo non si riesce ad avere un audio buono. Fermo restando, noi abbiamo utilizzato, come ho detto prima, gli strumenti che erano a loro disposizione, cioè i telefonini, perché volevamo che fosse uno strumento che loro potessero utilizzare in qualunque momento. È stata proprio una scelta didattica, chiamiamola così, perché volevamo, ripeto, che fossero privi di filtri, ed è stata una scelta fatta in tutti i paesi nella stessa maniera, quindi decisa insieme con le agenzie nazionali. La qualità è sempre la stessa dappertutto, anche se poi qualcuno ha deciso di poi giocarci sopra. Noi abbiamo preferito, come dicevo all'inizio, lasciare le cose come erano, perché deve essere anche una testimonianza del loro lavoro, della loro
passione, di quello che hanno vissuto da ragazzi, di quello che hanno compreso, perché trasmettere determinati messaggi non è semplice. Il nostro, come ha detto Andrea, il nostro obiettivo non era quello di influenzarli, ma quello di metterli di fronte all'esistenza di un problema, per poter loro, in maniera cosciente, farsi un'idea, potersela costruire nel tempo. È chiaro che non sarà un'idea che finirà con questo progetto, ma che man mano loro matureranno col tempo. Ai papà e ai nostri mamme invece do anche un altro messaggio. Vedete, visto che abbiamo parlato di immigrazione oggi, in questi periodi di migranti è uno dei problemi più importanti che abbiamo all'interno dell'Unione Europea, forse quello che in questo momento sta mettendo anche a più dura prova la tenuta dell'Unione. Anche su questo noi non vogliamo influenzare nessuno, perché possiamo avere le idee più disparate, dall'aiuto al non aiuto, dal voler avere più persone. Sapete che la Basilicata è stata l'unica regione che ha scelto di chiedere il triplo dei numeri che gli erano stati assegnati dal Ministero, in accordo con la Commissione Europea. Le altre regioni invece hanno teso a fare esattamente il contrario, quindi a ridurlo. Ripeto, a noi non ci interessano queste cose. Io vi posso solo trasmettere un'esperienza che in parte è stata raccontata anche ai vostri bambini, e che noi abbiamo potuto vivere di Nisu andando a Catania. Sapete che questo Catania è uno degli hotspot, così come vengono definiti, no? Quindi dei punti caldi dove c'è il primo afflusso, il primo contatto, e dove vengono, diciamo, smistati poi questi migranti. Innanzitutto è stato importante per noi, anche per noi operatori, conoscere dal vivo quella che era la situazione, perché quello che ci viene trasmesso dai media è il messaggio, ma nessuno mai entra nello specifico. Parlare direttamente con quelli della comunità europea che stanno affrontando questo problema sul posto, vi assicuro che è stato un'esperienza fortemente toccante dal punto di vista umano, personale, sociale, psicologico e sociologico. Ci dicevano che loro ogni giorno mediamente devono attendere a 600-800 nuovi arrivi, di media. Tra questi il 30% sono ragazzi, bambini, di età che vanno dai un mese a 13-16 anni, ripeto, il 30% di questi arrivi. E una cosa mi ha colpito in maniera particolare, loro hanno raccontato, ci tengo a dire che le persone che lavorano agli hotspot, noi immaginiamo numeri rilevanti, poi sapete che in questi giorni ci sono polemiche sulla questione degli aiuti ai migranti, che ovviamente andranno valutati dagli organi competenti, perché è giusto che siano valutati dagli organi competenti. E pensate che ad un hotspot lavorano due persone nella Commissione Europea, numeri davvero irrisori per quello che è il problema in Italia. Forse possono andare bene in un altro paese dove non ci sono questi arrivi, ma purtroppo se non si trova un accordo transnazionale accettato da tutti, e come sapete sulla questione prima si è stato d'accordo tutti, poi quando sono arrivati i numeri molti paesi anche dell'Unione hanno cominciato a fare retromarcia, perché si sono trovati di fronte a dover affrontare le problematiche, e qui parliamo di numeri che non sono gli stessi che abbiamo noi in Italia, e almeno possiamo considerare i numeri che hanno in Turchia, perché li ospitano 3 milioni di persone, o quelli della Germania dove siamo a 800.000 immigrati nativo. Ma al di là di questo, la cosa importante è capire che ci lavorano davvero pochissime persone, e quello che mi ha colpito in maniera particolare, dicevo, è stata la storia di alcuni di questi che raccontavano quello che avviene con le ragazze che arrivano dalla Nigeria. Ci hanno raccontato cosa succede a queste ragazze. Ora immaginate delle ragazze che vengono all'età di 11 anni, 9, 8,
7, 12, 15 anni o vendute dai loro genitori o regalate dai loro genitori a dei faccendieri che le prendono dalla Nigeria e le portano verso le coste della Libia con la promessa, laddove non sono vendute, perché laddove sono vendute diventano vere e proprie schiave del sistema, ma laddove non sono vendute con la promessa che diventino star della moda, che diventino attrici, che possono arrivare ad Hollywood attraverso il passaggio in Europa necessario per potersi spostare nel mondo dorato. E quindi queste ragazze partono, ma partono solo dopo che a queste famiglie, una volta che si è concluso il contratto umano, e quando dico umano intendo dire non soltanto perché è stata venduta della merce o perché è stata passata della merce, ma umano perché sancito col sangue. Viene sancito col sangue, perché prima di far partire queste ragazze, questi signori, questi faccendieri, sapete che in questi paesi utilizzano molto il voodoo, fanno delle pratiche di voodoo, uccidono e sgozzano i galli, le cospargono di sangue del gallo stesso, e siccome chiaramente non hanno la cultura che grazie a Dio noi possiamo dare ai nostri figli, per tutto il sistema con passato che abbiamo di istruzione, ma ce lo abbiamo lì, non lo hanno, ebbene loro hanno la credenza che un'attività voodoo corrisponda, se non viene rispettato l'impegno, alla morte. Quindi loro danno come messaggio quello che se non fanno quello che si sono promesse di fare, o che loro hanno stabilito che loro debbano fare, che la maggioranza dei casi, in primis moriranno loro, poi moriranno i figli, i fratelli, mamme, le mogli e mille altri soggetti, e quindi li vincolano al segreto assoluto, li vincolano alla necessità di non doversi muovere da quel piccolo spazio che gli viene concesso e che già è ben determinato. Quindi loro partono senza avere alcuna opzione di potersi ribellare, e per gli operatori si fanno aiutare anche da psicologi e sociologi, ma immaginate che questi ragazzi, queste ragazze, queste persone rimangono negli hotspot per uno, due, massimo tre giorni, perché il terzo giorno ci saranno 1800 persone, se consideriamo i 600 arrivi giornalieri, non sarà più possibile mantenere lì proprio per una questione pratica di niente. In queste poche ore queste persone devono cercare una folla immensa di persone, di cercare di trasmettere un messaggio e di cercare di combattere la credenza popolare. È come se a casa vostra, noi siamo nella stragrande maggioranza cattolici, ma potremmo essere musulmani, potremmo essere di qualunque altra religione possibile, vi venissero a dire dovete fare un peccato mortale, probabilmente nessuno di voi sarebbe portato a farlo in pochissime ore con la cultura che hanno a disposizione. E quindi succede che solamente una, due persone hanno il coraggio di rimanere subito dopo il seminario che vengono fatti con questi gruppi molto elevati per parlare e spiegarsi successivamente dopo il seminario con gli uomini che lavorano per la Commissione Europea, che cercano di aiutare, dargli una strada. La stragrande maggioranza di loro rifiuta questo messaggio di aiuto e da lì a qualche giorno diventerà preda delle strade. E io su questo vorrei farvi ragionare, noi tutti siamo papà e mamma, e credo che una cosa del genere, indipendentemente dalle motivazioni politiche, indipendentemente dalle scelte che qualunque governo è legittimato a fare, non sia una cosa da dover consentire a noi. Su questo vorrei che anche le famiglie facessero la loro parte, perché dobbiamo insegnare ai nostri figli che ci sono dei valori che devono essere rispettati. Ci sono dei valori in cui noi siamo portatori, noi siamo uomini perché abbiamo i diritti di libertà, perché possiamo decidere della nostra vita, ma anche perché dobbiamo rispettare gli altri.
E questa è una cosa fondamentale. E quindi questo sarà uno dei percorsi che continueremo l'anno prossimo, nella stessa maniera e con le stesse scelte programmatiche, cercando sempre di trasmettere ai nostri ragazzi il messaggio che l'Unione Europea vuole dare, il messaggio dell'Unione Europea è diversità nell'uguaglianza. Noi siamo diversi e lo saremo sempre, siamo 27 popoli diversi, con 27 lingue, con 27 usi, con 27 costumi, ma vi posso assicurare che quando i ragazzi si incontrano, dopo 5 minuti, sembrano che sono stati insieme con loro. E questa è la cosa bella di questi programmi transnazionali, perché vincono le barriere, superano molto più facilmente di quello che a noi può sembrare. Noi siamo ormai grandi, no, di là dei miei 25 anni, siamo abbastanza grandi e forse non riusciamo a capire bene questa cosa, ma ricordatevi quando eravate ragazzi anche voi, non avevate forse avuto l'opportunità di avere attività transnazionali perché erano altri tempi, perché erano altri mondi nei quali siamo cresciuti, ma credetemi, quando vedete un gruppo di ragazzi che insieme lavora è un piacere, è davvero un piacere, perché ci dà una lezione al di là del messaggio che è quell'attività. Bene, detto questo, vorrei che adesso fossero i docenti a presentare i ragazzi che presenteranno loro tutta le attività. I ragazzi, così come abbiamo visto i lavori che hanno fatto in classe, però hanno anche in classe lavorato per raccontare quello che hanno svolto con voi e quindi hanno raccolto le loro emozioni, quello che hanno appreso e hanno steso una relazione. Che in gruppo ora leggeranno, quindi mettetevi un po' qui, alziamoci, dai. Io ho un'esperienza progettuale come quella che si è stata poco condivisa nella nostra classe, questione Erasmus dal titolo Europa e Media, la brigata pienale, è stato davvero molto interessante e anche entusiasmante. Quando la nostra professoressa di lettere, la Salva Lancellotti, ce ne ha parlato presentandoci l'opportunità di svolgere un nuovo progetto, la cosa ci ha molto incuriosito. La nostra classe ha sempre lavorato ad attività progettuali, che partire dalla prima media. Sono stati coinvolti in molta esperienza laboratoriale e progettuali e quindi per noi intraprendere un nuovo progetto sicuramente rappresentato l'inizio di una nuova e fantastica avventura. Conoscere i responsabili dell'Erasmus, Andrea e Antonino, è stata la conferma che lavorare con loro sarebbe stato davvero formativo e costruttivo, oltre che straordinariamente coinvolgente. Con grande competenza, ma soprattutto con immensa umanità, ci hanno portato per mano a conoscere ed interiorizzare i numerosi problemi legati alla piaga attuale che affligge l'umanità, l'immigrazione e la conseguente difficile inclusione di milioni di persone che, fuggendo dai loro paesi di origine, cercano ospitalità nei nostri paesi di I principali protagonisti dell'immigrazione provengono da paesi dell'Africa, dell'India e dell'America Latina. Questi paesi sono stati protagonisti dei principali popoli europei e di conseguenza sfruttati per secoli grazie alle loro ricchezze territoriali. Tutto questo sfruttamento del posto della manodopera hanno impedito la costruzione di un tessuto nazionale e di una base economica da dove partire. La miseria e la fame spingono quotidianamente questa povera gente a imbarcarsi su gommoni e imbarcazioni di fortuna, ignari di tutto ciò che dovranno affrontare, iniziando da un lungo viaggio in mare aperto per poi sbarcare sulle nostre coste. Essi sperano di trovare una terra migliore che offra loro tutto ciò che nel loro paese nativo, per causa di forza maggiore, non hanno mai potuto avere. L'inserimento nei nostri paesi europei per gli extracomunitari non è sicuramente facile. Molti sono infatti pregiudizi nei confronti di questa gente, già così tanto sfortunata. Tra la maggior parte dei casi si tratta di clandestini. Essi vivono in condizioni degradanti e sono spesso preda delle organizzazioni criminali che, così come Antonino ci ha illustrato, li reclutano offrendo loro lavoro illegale e, cosa ancora più grave, portando le donne nella rete della prostituzione. Andrea e Antonino, in un modo semplice ma del tutto esaustivo,
sono riuscito a farci cogliere il dramma vissuto da essi. E sempre coloro che abbiamo affrontato degli incontri calendarizzati, le varie problematiche legate a questo importante tema. Andrea ci ha mostrato foto, filmati, ci ha letto storie davvero toccanti. Con i due responsabili del progetto siamo riusciti ad immedesimarci nella mente e nel cuore di tanti immigrati che affrontano il mare aperto sui balconi per andare incontro ad una vita diversa da quella che il destino hanno riservato nei propri paesi d'origine. Andrea ci ha spiegato in modo chiaro la differenza tra tolleranza, inclusione e integrazione. Abbiamo compreso che il sentimento che più frequente è quello della tolleranza e che tra inclusione ed integrazione vi è molta differenza. Includere significa stare con gli altri, integrare invece sentirsi parte del gruppo. Andrea ci suggeriva di scrivere un pensiero sull'Europa, che poi registrava e montava in un video, per fermare le nostre emozioni e i nostri pensieri su quanto svolto. In altri incontri ci ha anche fatto capire come si sentono queste persone in un paese diverso da loro, come vengono osservate curiosamente spesso con disprezzo. Formando dei gruppi, abbiamo poi progettato la città perfetta, dove possono convivere sia gli immigrati sia gli abitanti del posto. Una di queste è ad esempio la città di Coppiolano. Documentandoci con letture e ricerche sui social network, abbiamo approfondito il tema trattato, cercando ogni volta di sottolineare quello che è più importante ci colpiva nelle varie ricerche vissute da tanti immigrati, per poter meglio conoscere a fondo le varie problematiche. In questo pensiero formativo abbiamo imparato un concetto molto importante: noi siamo diversi, ognuno di noi ha delle qualità differenti dall'altro, e per questo facciamo parte non di uno solo, ma di tanti gruppi. Scoprendo tante cose che non sapevamo, ci siamo resi conto che bisogna accettare tutti, indipendentemente dal paese dal quale si proviene o dal colore della pelle. In classe abbiamo poi approfondito il tema sui richiedenti asilo. La professoressa Scalise, infatti, ci ha mostrato foto e filmati dei primi campi di accoglienza aperti in Basilicata e le modalità di organizzazione e gestione di un campo, imparando a distinguere lo status giuridico riconosciuto ai migranti, rifugiato, profugo, clandestino, migrante economico, e come questi possano ottenere il permesso di soggiorno umanitario. Abbiamo altresì letto alcune leggi nazionali sul tema e conosciuto alcune norme del diritto internazionale umanitario. Questo progetto si concluderà l'anno prossimo e ci sarà anche la possibilità per qualcuno di noi di poter andare all'estero per poter poi raccontare la propria esperienza vissuta ad altre ragazze dei 10 paesi europei coinvolti nell'Erasmus. Ringraziamo innanzitutto la nostra dirigente, Cinzia Amici, per aver accolto questa proposta progettuale, Antonina e Andrea, responsabili del progetto Erasmus, e la nostra professoressa di lettere, Rosalba Lancellotti, che con grande entusiasmo ci ha seguito in questo percorso. E come Socrate già diceva, sono un cittadino, non di Atene della Grecia, ma del mondo.
ringrazio e chiedo di fare un altro applauso a Ivelio per la ristorazione. Non so io. E con voi tutti e con loro ci rivediamo il prossimo anno. Alla prossima volta. Okay. Grazie e alla prossima. Parte di me.